Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video tag. Come mai un tag? Perché sì, perché mi piacciono un sacco, perché vi piacciono un sacco e perché in questo periodo sono in un momento un po' così, né positivo né negativo, diciamo che sono in una fase mi e se seguite i miei vlog lo saprete già, non è successo niente di grave, non vi preoccupate, la vita è fatta di questo, di alti e bassi e non è sempre tutto rose e fiori. Però non vi preoccupate, non è niente di grave, niente di troppo serio, si supera tutto come dico sempre e soprattutto come vi ho già detto nei vlog, tant'è che non voglio parlarne troppo neanche nei video perché comunque non, ripeto, non è successo niente di che, sono io che sono un po' così. Ripeto, i momenti negativi ci sono sempre nella vita, purtroppo, per fortuna, servono anche a farci crescere, probabilmente a rinforzare il nostro carattere, quindi passa tutto e facciamo passare anche questo momento. Come mai un video tag? Appunto perché in questa fase un po' così di stallo, non so se l'avete notato, ma non sono molto costante qui su YouTube, non perché io abbia qualcosa nei vostri confronti, perché sia svogliata, ma perché non amo filmare quando non sono al massimo e parlo di umore, perché ho notato che vi trasmetto della negatività. Io sono dell'idea che un video debba servire a regalare 10 minuti, mai 10 minuti perché i miei video sono sempre superiori ai 10 minuti, però vabbè, un dettaglio, debba regalare quei 10 minuti di positività, di serenità, di tranquillità, felicità, strappare sorrisi, tutte cose che servono, che aiutano a staccare un po' dalla vita, dalla realtà quotidiana, quindi quando si torna a casa dal lavoro, dalla scuola, dall'università dopo aver dato un esame o dopo aver fatto lezione tutto il giorno. E ho notato appunto che se faccio video quando sono un po', non dico triste, però un po' abbattuta, a parte che mi sgamate subito, ve l'ho detto anche nel vlog, mi beccate subito perché sono probabilmente un libro aperto e si capisce subito se sono felice o meno, ma appunto non mi piace questa cosa di trasmettervi un po' di tristezza, quindi cerco di fare video quando sono allegra, sono solare e piano piano ovviamente ringraneremo bene, però i tag sono diversi, nel senso che i tag mi sono sempre piaciuti, mi hanno sempre messo allegria, positività e so che piacciono un sacco anche a voi perché vi permettono di conoscermi meglio e quindi stasera, perché per me sono le 9 di sera circa, ho intenzione di farne ben 2, questo è il primo ed è il tag della vacanza ideale, il viaggio ideale. Sono questo è un tag come quello che vedrete anche tra qualche giorno, entrambi li ho presi dal canale di Annalisa Superstar che come al solito è la mia fonte di ispirazione per quanto riguarda i tag, questi video un po' chiacchiericci, un po' leggeri, ecco, leggeri. E mi piace un sacco questa cosa del viaggio perché sapete che io amo viaggiare, mi piace tantissimo, forse per me lo farei sempre, passerei la vita a viaggiare, però insomma siamo realistici, non è possibile. Ma penso che non sia neanche una cosa negativa questa, nel senso che se si fa un viaggio una volta ogni tanto lo si apprezza anche di più probabilmente. Io ho sempre avuto questa idea, ditemi se la pensate come me oppure è una cavolata detta per autoconvincermi di questa cosa, cioè che non posso passare la vita a viaggiare. Direi di iniziare subito con il tag perché sto già farneticando tantissimo. Sono 11 domande, ovviamente io taggo chiunque, non dovete per forza rispondermi in un video ovviamente, ma potete anche rispondere qua sotto nei commenti. E partiamo subito con la prima domanda. Io ho il computer qui di fianco, quindi se mi vedete guardare di fianco è perché sto leggendo. Qual è stata la tua ultima vacanza? La nostra ultima vacanza è stata in Trentino Alto Adige, quando siamo andati a Dobbiaco e abbiamo visto dei posti meravigliosi. Siamo andati, era marzo, forse il primo o il secondo weekend, no, forse il secondo weekend di marzo. È stato il mio regalo di compleanno per Gigi, per i 30 anni di Gigi. Anziché regalargli magari cose materiali, tra virgolette, futili, comunque cose che servono sì e no, ho pensato di regalare un viaggio, perché comunque 30 anni è un traguardo importante, quindi ho pensato di regalargli questo weekend di relax. Abbiamo fatto venerdì, sabato e domenica. Noi alloggiavamo a Dobbiaco, ovviamente ho vloggato, quindi se vi siete persi per qualche motivo i vlog andate un po' indietro e li trovate perché ho vloggato. Abbiamo alloggiato a Dobbiaco e poi abbiamo girato un po' quella zona meravigliosa,
Stupendo, abbiamo visto dei posti bellissimi e ce ne siamo innamorati con la neve e io non oso immaginare quegli stessi scenari senza neve. So già che me ne innamorerò 10 volte di più, quindi la nostra idea è quella di tornare in primavera, estate barra autunno e di rivisitare quei posti fantastici. Comunque ci dobbiamo tornare. Domanda numero 2, preferisci organizzare la tua vacanza in tempo o improvvisarla? Allora, sono su YouTube da un po' di anni, adesso non so quanti, però ci sono da un po' di anni, e ho sempre fatto video in cui vi ho parlato dell'organizzazione di viaggi, eccetera. Io sono una persona che deve avere tutto sotto controllo quando viaggia, quindi programmo tutto mesi e mesi prima e programmo anche le cose da fare durante il soggiorno. Quindi direi che non riesco a improvvisare una vacanza, nemmeno di relax. Devo avere la situazione sotto controllo, devo sapere dove vado, quando vado, come ci vado. Deve essere tutto organizzato. Sono diventata così con gli anni, non sono sempre stata così, però più passa il tempo, più mi rendo conto di questa cosa, che divento un pochettino più puntigliosa, un pochettino più precisa, non su tutto, sui viaggi assolutamente sì, perché non voglio trovarmi impreparata in nessuna situazione, ecco. Domanda numero 3, viaggio culturale o totale relax? E qui io direi un buon 50-50. Ovvio che dipende anche dalla vacanza, perché se si va a Londra, esempio Londra, si sa che è una vacanza prettamente culturale, Londra va vissuta e quindi solitamente, questo è quello che è capitato a me, si torna sempre più stanchi di prima, ma questo è solo un esempio, vale per Parigi, vale per tantissime altre città, però devo dire che secondo me la vacanza ideale, la vacanza perfetta è quella che è un po' un connubio tra entrambe le cose, quindi sì, relax, però io eviterei di stare troppo tempo senza far nulla perché mi annoierei, mi conosco, mi annoierei, quindi probabilmente sì, relax, ma anche visitare qualcosa, vedere qualcosa, andare da qualche parte, poi ancora un po' di relax, poi ancora un po' di visita. Quindi direi un 50-50. Domanda numero 4. In quale struttura preferisci alloggiare? Campeggio, hotel o appartamento? E soprattutto perché? Allora, io sono stata un po' dappertutto, perché fino a più o meno 15-16 anni sono sempre stata in campeggio con i miei genitori, avendo un camper sono sempre andata in campeggio e l'ho sempre amato, perché mi sentivo libera a contatto con la natura, ma veramente libera. Io prendevo la mia bici, mi giravo tutto il campeggio con i miei amichetti. Ho sempre amato il campeggio, l'ho sempre amato tantissimo. Sono stata in hotel, sono stata in appartamento, sono stata in villaggio e secondo me la scelta perfetta, potrebbe essere quella di un appartamentino, di una casetta all'interno di un campeggio, perché mi attira di più. Sapete che nei campeggi ci sono, non soltanto le aree per camper, roulotte, tende, ma ci sono anche delle casettine. Io sono stata diverse volte in queste casettine, che sono dei mini appartamenti. Ho fatto diverse vacanze con amiche, con amici e mi sono sempre divertita un mondo. E perché è la scelta perfetta? Perché ti dà tutte le comodità di un appartamento, perché effettivamente è un mini appartamento, però sei all'interno di un campeggio, quindi di una realtà più grande dove ci sono anche altre persone, dove c'è il supermercato, dove c'è il bar, dove c'è appunto la natura, perché a me piace proprio questa cosa. Quindi direi che la scelta perfetta sarebbe quella di un appartamentino, di un mini appartamento all'interno di un campeggio. Non sceglierei l'hotel, l'hotel non mi fa impazzire. Se avete notato, di solito quando viaggiamo preferiamo optare per l'appartamento perché l'hotel, non lo so, non ti dà tutte quelle comodità dell'appartamento. Puoi cucinare, puoi fare tutto quel cavolo che vuoi, hai più spazio, hai più libertà, quindi assolutamente sì, non hotel sicuramente. Domanda numero 5. Sei tentata di fare acquisti solitamente in vacanza? E se sì, cosa? Ovvio che sì, non potrebbe essere il contrario. Io parto con l'idea di prendere qualche souvenir per le persone che ci aspettano a casa, quindi parenti, amici, eccetera. Quindi parti con la calamitina, poi dopo però vedi la tazza e cosa fai? Non prendi la tazza per aumentare la tua collezione? Ovvio che sì. Poi dopo vedi quell'altra cosina, vedi il peluscino, vedi la magliettina. Quindi alla fine io comprerei qualsiasi cosa, non so dirvi con precisione cosa perché veramente in vacanza parte quella voglia di spendere e quindi sì,
si comprerebbe qualsiasi cosa. Domanda numero 6. Ti porti mille cose o il minimo indispensabile? E qui secondo me vi potrei stupire, perché credo che il 99% delle ragazze a questa domanda risponderebbero: mi porto tutta la casa. Ed effettivamente è sempre stato così anche per me. Mi sono sempre portata veramente di tutto, anche 5, 6, 7 paia di scarpe, diverse col tacco, quando poi in realtà metti sempre le solite cose, quindi mille vestiti, mille costumi, e ripeto, alla fine metti sempre le solite cose. E piano piano inizio a capirla questa cosa, quindi piano piano inizio a diminuire la quantità di cose che vado a mettere in valigia. Strano ma vero, sono partita con una valigia da 30.000 kg e adesso piano piano sto arrivando ad una valigia di una dimensione accettabile, normale. La cosa ovviamente si accentua ancora di più quando si va in aereo, perché in aereo si ha un limite di peso che si deve necessariamente rispettare per evitare di pagare un costo extra. Quindi sì, anni fa ero un po' più pazza, nel senso che portavo ogni cosa che sapevo anche non avrei messo magari, invece adesso mi sto ridimensionando un pochettino, quindi non dico che porto l'indispensabile, però una via di mezzo, anche qui una via di mezzo. Domanda numero 7. Come organizzi la tua valigia? E qui dovrei aver fatto un video prima di partire per Lanzarote, quindi a settembre, ve lo metto qui da qualche parte nell'info box così potete andare a dare un'occhiata, ed è un video in cui vi faccio vedere come faccio io la valigia. Anche qui, anni fa buttavo tutto alla rinfusa, o meglio, c'era mia mamma che mi aiutava a fare la valigia quando ancora vivevo con i miei genitori. Quando ho iniziato a vivere qui con Gigi ho dovuto arrangiarmi e quindi ho imparato a fare la valigia come si deve, senza buttare tutto alla rinfusa. Ovviamente parlo dell'andata, perché al ritorno si butta tutto alla rinfusa e basta, e poi dopo quando si arriva a casa si vedrà. Appunto adesso ho imparato a organizzare tutto in bustine, in sacchetti, in modo da tenere tutto separato, e sono contenta di questa cosa perché quando sono andata a Lanzarote devo dire che mi ha aiutato tantissimo con lo spazio, perché non sembra, ma se si mette via tutto con un minimo di cura, un minimo di ordine, sicuramente si salva un sacco di spazio. Quindi come organizzo la mia valigia? Sono diventata abbastanza precisa anche su questo. Domanda numero 8. Con quale mezzo preferisci partire e con quale no? E perché? Allora, sicuramente l'aereo è il mezzo più comodo, perché è il mezzo più veloce per raggiungere qualsiasi meta. Però non è quello che preferisco. Io non amo viaggiare in aereo, non mi piace perché ho abbastanza paura dell'aereo. Non dico che ho panico, ansia, eccetera, però insomma sono abbastanza rigida per gran parte del viaggio, poi mi rilasso e praticamente siamo arrivati, ecco. Non amo viaggiare in aereo, quindi sicuramente per me il mezzo migliore è la macchina, l'auto. Io ho sempre fatto anche viaggi lunghi in macchina, appunto con i miei genitori, con amici, eccetera, e viaggiare in macchina mi piace tantissimo, anche perché sin da piccolino ho sempre fatto dei giochi con i miei genitori per passare il tempo, e mi ricordo tantissimo che tra i giochi che facevamo c'era quello di indovinare le sigle delle targhe automobilistiche, ed è una cosa che ho passato anche a Gigi, quindi lo faccio anche a Gigi quando magari andiamo via in macchina e facciamo dei viaggi abbastanza lunghetti. Domanda numero 9. Racconta un aneddoto indimenticabile che ti è successo in una tua vacanza. Allora, senza dubbio, qui non ho proprio dubbi, avevo 13-14 anni, quindi è passato un po' di tempo, ma forse anche 15, ero in vacanza con i miei genitori e siamo stati a Riccione per qualche settimana. Dovete sapere che i miei genitori amano la Riviera Romagnola, amano Rimini, Riccione, Cattolica, insomma tutti i paesi della Riviera Romagnola in generale. E mi ricordo che eravamo in campeggio con il camper e con noi c'era il nostro primo cagnolino. Io non so se ve lo ricordate perché è scomparso poco dopo che ho iniziato a fare video. Comunque si chiamava Junior ed è come Bibo, quindi uno Shih Tzu però un pochettino più piccolino. E c'era solo lui. Noi andavamo a mangiare in questo ristorante, in questa pizzeria, e ovviamente veniva anche il cagnolino. E una sera, due sere, tre sere, a un certo punto il proprietario è entrato abbastanza in confidenza con noi
e ha detto subito ai miei genitori: ma sapete che conosco una coppia di, forse era Città di Castello, quindi Perugia, zona Perugia, Umbria, che ha un cagnolino, o meglio, che ha una coppia di cani come il vostro, hanno fatto una cucciolata e rimane un cagnolino da dar via. E questa cosa subito mi ha iniziato a frullare in testa, i miei genitori: no, no, ma noi stiamo bene con uno, va bene così, ok. Io ovviamente no, non ero della stessa idea, ho iniziato a macchinare con la testa, ho parlato con i miei genitori il giorno dopo e loro mi hanno detto: va bene, se torni al ristorante a chiedere a quel signore il numero di telefono di questa coppia, se telefoni a questa coppia, prenderemo il cagnolino, vediamo di prendere il cagnolino, convinti di una cosa, ossia che timida com'ero, veramente ero timidissima, non l'avrei mai fatto. Però ne hanno sfidata, quindi io lo stesso giorno sono andata da quel signore, mi sono fatta dare il numero di telefono perché lui aveva un annuncio, non mi ricordo che cosa. Ho telefonato la sera e la prima parte della telefonata me la ricordo ancora, l'ho fatta io. Poi ho passato il cellulare a mio papà, forse a mia mamma, no, a mio papà, e si sono messi d'accordo sul dove trovarci, quando, eccetera. E dopo qualche giorno, da lì a qualche giorno, è arrivato questo batuffolino, era una cosa così, 3 mesi o forse anche meno, bianco e nero, ed è arrivato Teo, quindi abbiamo adottato Teo. E questa è una cosa che mi ricorderò sempre. Domanda numero 10: qual è il tuo viaggio da sogno? Qui non ho dubbi neanche su questa domanda. Il mio viaggio da sogno è... Oddio, ce ne sono diversi. Mi piacerebbe andare in Giappone, mi piacerebbe andare in Cina e vedere un sacco di posti meravigliosi, però quello che vorrei realizzare per primo, è un viaggio in California, ma girando tutta la California, girando i parchi, girando le varie città della California. È un viaggio impegnativo, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista fisico, perché sicuramente le ore di volo non sono poche, poi anche il fatto di essere un giorno in un posto, il giorno dopo in un altro, insomma, si gira sempre, sicuramente è uno di quei viaggi in cui si torna a casa 10 volte più stanchi di quando si è partiti, però è una cosa che io sogno da tantissimi anni e quindi speriamo di realizzarla presto, io e Gigi, spero tantissimo. E siamo arrivati alla fine, domanda numero 11, questa è facilissima, tagga qualcuno, ma io non ho qualcuno da taggare perché taggo chiunque, chiunque voglia rispondere a questo video carinissimo, mi raccomando, o con un video oppure scrivete qua sotto nei commenti tutte le vostre risposte. Io spero di avervi regalato, come dicevo all'inizio, quei 10 minuti di tranquillità, quei 10 minuti di spensieratezza, di avervi fatto staccare un po' dai soliti pensieri. Vi mando un bacione grandissimo, e al prossimo video. Ciao!